solo terra e polvere. Non voglio più toccare un volante, non voglio più fare una coda in autostrada, niente email, niente BlackBerry, niente aria condizionata. Voglio tornare a muovermi sulle mie gambe, voglio spingere con forza sui pedali, voglio conquistarmi la strada, cazzo! Hai già in testa un percorso? Certo, è il Cammino Transandalus. È un percorso circolare che attraversa tutta l'Andalusia, solo che rigorosamente off-road. Guarda, sono 2000 km di sentiero. Guarda che posto. Ce n'è per un mese. E chi ce l'ha un mese? Ce l'avrai le ferie, no? Segate quest'anno. E che vuol dire? Vuol dire che il capo ci ha gentilmente chiesto di non prenderle. Siamo il 20% sotto il budget anno. Vogliono fare un mese di prova, magari si recupera qualcosa. Ma possono. A pare di sì. Poi dice che ce le retribuiscono a fine anno. Al posto dei premi, però. Grazie. E te invece? Come fai? Non avevi quel progetto import-export, quello con la Cina? Lì è saltato tutto. Mi spiace, eri così carico. Il progetto era buono, soltanto che bisognava averlo 5 anni fa, almeno, prima che cominciasse a crollare tutto quanto. Cazzo, la bici. La bici, ma sai quante che non la tocco? Quando siamo andati via insieme, cos'era? Asiago? Cos'era? È stato scorso? 2 anni fa. Mandali a fare. Dai, facciamo solo anche un pezzettino, eh? Un paio di settimane, riuscirai a prenderti un paio di settimane, no? Facciamo settembre, dai! Grazie. Quest'aria che tira. Qua fai la minima cazzata e sei fuori. Poi me lo trovi te un posto di lavoro. Grazie. Grazie. La bici. Buon appetito. Piacere parlare con te. Grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va.
va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, si